trovati a Edicola Friuli. Oggi ci troviamo a Gemona, dove andremo a conoscere l'attività che la famiglia Bellina gestisce da 25 anni. Con loro parleremo e approfondiremo le inchieste pubblicate da settimanale Il Friuli, quindi parleremo di giovani, di lavoro e di possibilità di lavorare, di fare qualche cosa una volta finita l'esperienza scolastica. E poi parleremo anche di liste d'attesa e ovviamente di Gemona e delle sue peculiarità. Andiamo! Il primo ottobre l'edicola gestita dalla signora Silva Bellina e dal marito Mario Lepore compie 25 anni, un'età importante, e quindi si farà, insomma, già facciamo un po' di festa. Sì. Sono contenta, anche se è un po' faticoso perché siamo tante ore che siamo qui, però sono contenta, mi piace stare con la gente e ho un buon rapporto con loro. Beh, insomma, è un po' una vocazione quella dell'edicolante, l'abbiamo imparato proprio facendo Edicola Friuli, perché ci mettete tanta passione, anima, corpo e tante ore poi di lavoro. Sì, perché abbiamo chiuso solo 6 giorni all'anno e noi non facciamo neanche ferie, ci sostituiamo, mio figlio prende ferie dal suo lavoro per lasciarci andare in ferie noi, comunque siamo contenti lo stesso. Un sodalizio che va avanti anche da tanti anni professionale, e vi siete, mi diceva la storia, vi siete spostati di qualche centinaio di metri e siete in questa bella struttura accogliente nel cuore del paese. Sì, qui ci troviamo meglio perché c'è un bel parcheggio e la gente ci tiene a questo, e dopo abbiamo abbastanza clienti, quindi non possiamo lamentarci del lavoro. Lei viene da Venzone, però ormai è una gemonese d'oro. Sì, ormai devo dire che sono di Gemona, anche se il mio cuore è rimasto a Venzone, perché è bello, però sì, ormai mi trovo bene anche qui a Gemona. Adesso più che mai, perché Venzone c'è la città, una cittadina, il più bel borgo d'Italia, no? Venzone ha fatto, diciamo, carriera, no? Ed è insieme a tante altre poi bellezze, insomma, della regione, ci ha regalato questa grande soddisfazione. In verità sì, anche sì, veramente una bella cittadina. Purtroppo sì, il centro di Gemona è praticamente un dormitorio e basta, perché non c'è niente, c'è negozi, ce n'è pochi, chiudono spesso. Non è una bella situazione per il paese. Qua giù c'è più giro, ci sono tutte le banche, gli uffici sono tutte qua. Gemona è anche set di un film, diventerà set di un film, ci sono diversi progetti. Pistorius, quel film su Pistorius, sì, conosco proprio l'interprete che aveva all'epoca l'atleta. Senta, questa settimana siamo arrivati a Gemona, c'è anche un'inchiesta che riguarda, insomma, la vostra città. Facendo c'è coraggio per Furlan? Ho potuto anche tabaia per Furlan, ma forse no, tu non capisci. Oh, dai, una domanda in Furlan, come si sta la Glemone? Oh, io sto a Bordang, il paese delle farfalle, e sei a chi a fare la spesa ogni venerdì, sa tu? Glemone a Digica sta ben, io penso anche io. Questa settimana il Friuli presenta un'inchiesta dedicata al mondo dei giovani. Fare dei lavoretti estivi, come magari usava ai nostri tempi, non è così semplice. Una situazione, diciamo, che non riguarda solo il Friuli, ma riguarda anche, diciamo, tutta la penisola, si potrei dire anche magari anche quasi tutto il mondo in questo momento storico, in cui c'è uno sfruttamento, diciamo, dei giovani, con stage, lavori che vengono proposti come lavori sottopagati. Andando in questa direzione, dove finiremo? In estate consiglierebbe più un'esperienza lavorativa o invece un'esperienza magari all'estero, di approfondimento, conoscenza di un'altra lingua, un'esperienza di studio? Ma allora, fino a una certa età gioco. Importantissimo, perché se un adulto non è in grado di giocare, non è più un adulto. Quindi in qualche modo il gioco si fa da bambini e bisogna portarselo fino a quando si è grandi, dentro il cuore. Ecco. Poi c'è un periodo di formazione che è importante, quindi c'è sapere le lingue, è importante per stare nel mondo, e ovviamente le lingue si possono imparare anche facendo un piccolo lavoro, quindi io metterei assieme il lavoro a un'esperienza all'estero, ovviamente verso la maggiore età, cioè non tanto prima. Vostro figlio vi ha dato una mano anche quando era ragazzo? Sì, anche quando era a scuola ci ha dato una mano.
Io sono stata fortunata, ho trovato subito lavoro anche quando ho finito la scuola e d'estate potevo andare a lavorare, invece adesso i giovani fanno più fatica. Io mi ricordo che invece quando ho finito tanti decenni fa avevo solo l'imbarazzo della scelta, non c'era nessun problema. E anche quando ho finito l'università ho avuto veramente molte possibilità di scegliere. Adesso credo che la situazione sia drasticamente modificata e modificata in peggio. Ed è con rammarico che constato questa vicenda, perché poi se si comincia a deludere chi entra nel mondo del lavoro e comunque vuole fare qualcosa, si dà un segnale estremamente negativo. D'altra parte, poi un'altra cosa mi ricordo, la mia generazione, io sono nato al 48, la mia generazione ha di fatto rifiutato l'emigrazione. Quelli più anziani di me andavano ancora all'estero, né io né i miei coetanei abbiamo accettato questo fatto, anche perché avevamo lavoro qui. Adesso mi pare che siamo tornati indietro di 60 anni, per cui l'alternativa per i giovani di oggi sembra che sia l'estero. Si parla molto spesso anche di giovani, diciamo tra virgolette, scapestrati, insomma si sentono fatti di cronaca, abuso di alcol, droghe eccetera. L'abbiamo messo nell'inchiesta come per controbilanciare da un lato l'ipotesi lavoro in estate per chi studia, chi è in pausa, però se poi non c'è la possibilità questi ragazzi vengono lasciati ad annoiarsi e magari qualcuno si lascia prendere la mano da brutte abitudini. Oddio, questo è vero, ma forse, non so, anche quando ero ragazzo io si beveva, intendiamoci, l'alcol andava, il vino, forse non i superalcolici, ma il vino andava in abbondanza. Non c'erano altre cose che oggi ci sono. Il nostro fumo era quello del monopolio di Stato. Adesso il fumo è di altro genere, mi pare di capire. Io ho tre figli, ma non vedo né dediti a droga, alcol. Uno lavora, uno studia, il piccolo ha appena finito la maturità, quindi insomma. No. Ecco, visto che ha dei... I suoi amici, non è che vedo questi... Ci sono queste realtà, però anche insomma ci sono anche bravi ragazzi, giovani che studiano, lavorano... Allora parliamo proprio di questi bravi ragazzi virtuosi, lei ha figli giovani, parliamo della difficoltà anche di trovare un lavoretto o di portare a termine proprio il percorso di alternanza scuola-lavoro che è obbligatorio. Sì, quello è più difficoltoso perché comunque non trovano lavoretti magari estivi e anche lavoro non solo estivo, insomma finito la scuola poi sono... È difficile trovare lavoro per loro. L'ideale sarebbe un lavoretto all'estero, imparare la lingua, però anche un lavoretto perché è solo vacanza, insomma. A 19 anni è giusto che comincino a produrre, sì, almeno per le loro cose. Liste d'attesa, friulani e giuliani preferiscono fare la coda allo sportello. Lei che lavora in ambito sanitario, le torna? Sì, è vero, questa cosa, perché allo sportello c'è più un contatto umano. E insomma penso anche che sia una cosa anche un po' più veloce, se vogliamo. Poi esiste, è vero, internet e queste cose qua, però le persone anziane non lo sanno usare, si confondono, ci sono tutti questi numeri da digitare, uno non sa più chi chiamare, dunque io sono per... Il contatto fisico, insomma, contatto è sempre... fisico, quello è sempre utile, sì. Specie anche perché poi magari sono complicate le letture di queste, anche delle ricette, per dire. Qualche volta sì, adesso sono già fatte tutte in, come si dice, in automatico, è tutto scritto anche bene, però io sono per il contatto umano, visto il lavoro che faccio. E sulle code, liste d'attesa... Queste sono un po' lunghe, dipende dagli esami, anche perché una volta potevi farle proprio qui in sede, io parlo di Gemona del Friuli, ne fai ancora, però per degli esami particolari devi rivolgerti fuori, può essere Tolmezzo, Udine, San Daniele, e le liste lì si allungano, potrei dire le risonanze magnetiche, le ecografie, sì, lì posso dire che i tempi sono più lunghi.
Una domanda un po' così, la sanità friulana secondo lei funziona, non funziona, migliorabile, peggiorabile? Dicono, i dati dicono che siamo sulla strada giusta, però sono dati. Chi è invece il polso della situazione? C'è ancora tanto da fare, comunque ci stiamo lavorando perché altrimenti non avrebbe senso il nostro lavoro. Comunque ci stiamo lavorando, cerchiamo di fare il possibile. Allora grazie da Gemona, vi salutiamo, grazie soprattutto a Silva e Mario per averci ospitato. Grazie di essere venuti nella nostra edicola, così ci fate conoscere a tutto il Friuli. Grazie a voi per la visita. Io so che c'è un aiutante che oggi non c'è qua, ma che è un aiutante speciale e oggi compie gli anni, facciamo gli auguri. Sì, facciamo gli auguri al nostro figlio che oggi fa 31 Matteo, anni, Matteo. Sì. Allora auguri Matteo, grazie a voi dell'ospitalità e l'appuntamento con Edicola Friuli torna la prossima settimana, passerò il testimone ad Alessandro Di Giusto che vi porterà nella città ducale a Cividale. Ciao!